a tutti ragazzi, benvenuti su Nel Village. Oggi siamo qua sull'ultima puntata degli Switch per quello che riguarda la coppia Xernala. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like, tanti commenti, perché ho visto che negli ultimi video abbiamo avuto un po' un trend in discesa per quanto riguarda il numero di commenti. Però capisco anche un analytics su Crobat, che è uno dei Pokémon più conosciuti del metagame, magari non vi ha attirato tanto. Però spero che per questo qua invece ci sarete, perché il team, come potete ben vedere, è una figata. Prima di cominciare vi ricordo che qua sotto potete trovare il link a tutti i miei social, quindi soprattutto dovete mettere like alla pagina di Facebook, iscrivervi al canale di Telegram per rimanere sempre aggiornati sui feed dei video e delle live. Avete il gruppo di Facebook mio e di Lorenzo Galassi, Gala Village per l'appunto, e più se vi volete impicciare dei cazzi miei avete anche il profilo di Instagram. Detto questo, andiamo a vedere il team, che è molto standard tra virgolette, perché è uno dei team che somiglia a uno Xernala standard, infatti l'abbiamo usato molto simile nel primo episodio. Però abbiamo una new entry. Allora, Xerneas è il solito, Lunala è Specs, Incineroar normalissimo, Kartana è Assault Vest perché lo giocano tanti, a me non piace, però comunque lo voglio provare. Abbiamo Crobat che è Focus Sash per poter mettere la Tailwind, per poter tauntare anche davanti a un Kyogre Scarf che ci potrebbe dare problemi. E in più abbiamo Lucario. Lucario non è messo lì per fare il figo, per dire hai copiato il Pardini, ma perché potrebbe essere molto sinergico con questo team avendo le sefe di Goggles. Può fare Follow Me, prendersi le spore di Among Us Venusaur addosso. Con Quick Guard ci può impedire di subire Fake Out e di far fare Geomancy a Xerneas in tutta tranquillità. Abbiamo Faint per spaccare le Protect e in più Close Combat per fare danni. Spero che il team possa piacervi. Vi ricordo che oggi pomeriggio trovate l'ETT sulla mia pagina di Facebook. Mi raccomando, lasciate tantissimi like e commenti e andiamo a fare le nostre tre lotte. Allora, il nostro amico ci porta davanti un Ivelogre con Stacataca, Lele, Incineroar e Venusaur. Allora, intanto mettiamo il timer. Cosa fare? Crobat? Perché potrebbe essere interessante andare a tauntare sia Stacataca che Iveltal nel dubbio di una Trick Room o di una Tailwind. Oppure, se ci troviamo davanti Kyogre, possiamo mettere Tailwind. Poi, visto che lui ha questi bei tizietti che sono deboli a Kartana, io me lo porterei, però non me lo porterei dietro. Mi porterei Xerneas in lead per provare a vedere un po' che cosa succede. Se riusciamo a setappare in tranquillità. Qui anche Lucario Xerneas non è male come lead, perché lui ha quel Venusaur. Però se lui ce lo mette in lead lo tauntiamo, quindi non è un problema. Mi porto Lunala e mi porto Kartana, assolutamente. Allora, lui va di Incineroar e Kyogre. Ok, Incineroar e Kyogre. Fake Out su Xerneas, Water Spout. Andiamo a fare Tailwind più Protect. Non ha fatto... attenzione, non ha fatto... ha fatto Knock Off. Ma perché? Ragazzi, non ha senso questa cosa. Ah, Crobat ha Brave Bird e non ha Super Fang. Quel Kyogre... non... ma che cazzo è sto team? Dimmi che mi hai rifatto Clock Off e mi sento male. Ma perché? Cos'è? Incineroar Choice Band? Che cos'è? Grande, ti seguo sempre, sono anche nel canale di Telegram. Bella per te, amico mio, grande, grande. Poi ti rispondo, aspetta, eh. Che qua abbiamo il timer che incombe. Allora, io non voglio far mangiare la bacca a quel Incineroar. Non so se Kyogre muore di Moonblast. Intanto io faccio prendere il più uno a Kartana e faccio... sì, faccio Moonblast. Finirà nel video di oggi, perché questo video lo sto registrando lo stesso giorno. Intanto lui ha fatto U-turn, quindi ci switcha, rientra con Incineroar, quindi Kartana torna a più zero, lui mette Lele, ok. E Incineroar, noi siamo ancora sotto Tailwind, però dobbiamo fare attenzione. Io non voglio rischiarmi Fake Out più Psyshock su Xerneas, quindi... vado a fare Sacred Sword su Incineroar in modo da tornare tendenzialmente a più 1. Lui va a fare Fake Out su Kartana, però non lo può fare perché ha messo il terreno.
Forse si è emozionato perché sta giocando contro di me. No, vabbè, dai. Allora, Yveltal non regge mai Moonblast a più 2, quindi vado a fare Smart Strike sull'Ele e Moonblast su Yveltal. Psyshock, guarda Xerneas, hai fatto tranquillamente il tuo perché abbiamo vinto. GG, una giocata ingloriosa, gli ho detto abbastanza perché effettivamente fake out sotto campo psichico. Poi vabbè, diciamo che pure io che sono andato a proteggere per paura del fake out, forse sono più pollo. Però su Showdown, ragazzi, il problema è questo, cioè che è una merda, nel senso non vedendosi il campo uno non ci pensa. Allora, Sableye, Groudon, Greninja, Fini, Heatran e Yveltal. Io qua mi sento di poterli dare così. Lunala qui non penso che ci stia benissimo, però è anche vero che chi porto, che Incineroar è debole a Heatran perché tanto c'ha Geoforza, è debole a Greninja e debole a Groudon. Quindi io liderei in questo modo. E poi andrei a fare Quick Guard per evitare il fake out di Sableye più Geomancy. Però lui può fare Gank Shot su Xerneas. Sableye ci ha tauntati. Qui a fare Low Kick su Lucario. Questa cosa non me l'aspettavo. Però prende una bella tramvata. Adesso facciamo Follow Me più Geomancy. Fa spintone, mamma mia. Questo è stato un super turno, ragazzi. Geomancy, lui era andato comunque di nuovo su Lucario. Allora, qui Kartana ci può essere utile perché ha Knock Off. Lui dietro c'ha Groudon e tutto. Sì, io mi porto Kartana in modo da poter andare sicuramente a chiudere la partita con Sableye. Nel senso, Leaf Blade. Leaf Blade fa male a tutti tranne a Heatran, quindi non mi va di fare Sacred Sword perché magari questo Sableye non lo leva ed è un problema. Andiamo a fare Dazzling Gleam. Adesso bisogna vedere lui che mossa ci fa con Sableye. Ci potrebbe fare Quash di nuovo. No, lui mette Yveltal e ti va a prendere un Dazzling Gleam in bocca. Cioè, ma perché hai fatto questo switch? Non l'ho capito. Per rimettere forse Sableye e fare fake out, altrimenti non ne vedo il senso. Però io in realtà adesso vado a fare Leaf Blade su Fini più Protect. E in più dietro abbiamo anche Lunala, quindi ragazzi, questa tendenzialmente dovrebbe essere vinta. Se fosse un Sableye dico una stronzata, con Will-O-Wisp su Kartana non me lo può fare. Perché c'è il Misty Terrain, quindi non può farlo, lui fa Aids, ok, lo accetto. Però io comunque ti vado a fare Leaf Blade più Dazzling Gleam, in modo da buttarti giù Sableye. Lo accuoce su Kartana, ok. Che cosa vuoi fare? Moody Water, vabbè abbiamo vinto, dai. Adesso Sableye va giù, Fini muore di Leaf Blade di Kartana, a più uno. GG al nostro avversario che forfetta e ci lascia il campo per fare l'ultimo match. Ragazzi, mi piace questo team, non è male, non è veramente male. Aspetto il buon Lorenzo Lax nei commenti perché quando si tratta di Xernala lui spunta come i funghi. Allora, Ho-Oh e Groudon. Ecco, per Ho-Oh potrebbe essere un problema perché non abbiamo nulla. Cazzo. Ho-Oh. Groudon, Venusaur, Lelait, Molotov, Bisharp. Allora, io qua liderei di Lucario, Xerneas. Salve, è il team del Pardo con Lucario? No, il suo è un Lunogre. Allora, Lucario, Xerneas abbiamo detto. Mi devo portare necessariamente Incineroar e mi devo portare necessariamente Lunala. Certo, ragazzi, no, vabbè, dai, non mi porto Incineroar. Perché tanto Bisharp lo sistemiamo con Kartana. Vediamo. Lui mi lida di Ho-Oh e di Lele. Ok. Metterà sicuramente Tailwind con Ho-Oh. Però se io intanto vado a fare Follow Me.
più geomanzi ci portiamo comunque abbastanza bene. Allora, vediamo se ha fatto Tailwind e è andato doppio su Xerneas. No, ha messo Tailwind, perfetto. Allora, io rifaccio Follow Me e faccio Moonblast sull'Ele. Perché tanto, oh ragazzi, non abbiamo nulla, però intanto quell'Ele ce lo leviamo e il Sacred Fire lo mandiamo su Lucario invece che su Xerneas. Poi, Lunala. Adesso, secondo me Moonblast più Psyshock fanno male a quello. Però adesso noi abbiamo un altro problema che è Groudon. Visto che c'è il sole, io potrei fare Heat Wave, però poi mi locco. E lui sicuramente dietro a Venusaur. Quindi andrei a fare Psyshock. Io vado doppio, nel senso, Groudon ci può fare, ci può dare problemi, ragazzi, ma ce ne, non ce ne può sicuramente dare. Ah, però c'è la Tailwind, aspettate, c'è la Tailwind. Faccio così, perché secondo me lui mi è andato doppio su Xerneas. Oh mamma mia, ha messo Bishar. Aveva paura di Psyshock su Groudon. Noi abbiamo fatto suo. Mamma mia, che botta che ha preso. Psyshock. C'è lo Psychic Terrain e lui non mi può fare Bullet Punch. Quindi rifaccio Psyshock suo e vado a fare Dazzling Gleam o Moonblast direttamente. Vado a fare direttamente Moonblast. Sash quel Bisharp, ok. Knock Off su Lunala non ci uccide. Sacred Fire va su Xerneas. Mamma mia ragazzi, va benissimo. Va benissimo così, perché adesso a lui gli finisce la Tailwind. Non mi può fare Bullet Punch, quindi vado a fare Psyshock su Groudon più Dazzling Gleam e dovremmo aver vinto. In realtà lo Psychic Terrain, ragazzi, in questo caso è stato un problema più per lui che per noi, perché adesso è finita la Tailwind, Groudon va giù e abbiamo vinto, perché comunque dietro abbiamo Kartana. No, si è disconnesso. Ragazzi, ha quittato. Abbiamo vinto, ragazzi. 3 su 3. 3 su 3 con un team con Lunala è tanta roba. Cioè, nel senso, considerando che non mi piace, non lo so usare. Not bad. Not bad e soprattutto, mamma mia, quanto sono raffreddato. Mi dicevo, not bad e soprattutto la variabile Lucario non è da sottovalutare, perché ci è servita sia nel secondo che nel terzo match, quindi non male, non male veramente. Sono curioso di sapere voi che ne pensate nei commenti, quindi mi raccomando, lascia un bel like, tantissimi commenti, perché secondo me questo team merita di aprire una bella discussione. Condividete il video sui vostri social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per qualche motivo. Vi ricordo, oggi pomeriggio trovate l'ETT di questo team in pagina. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto al Village e bella per voi, ciao!